ti fai un tocco sopra! La vacca sta in mancando a culo e il mio sicuro... L'avviso racconta dell'incontro con l'altro e con l'oltre, utilizzando come legame tra questa realtà che ci arriva di fronte, fisica di corpi e immateriale, che è la grande storia che sta accadendo, Lampedusa e il suo molo. Io lì ho partecipato a tantissimi sbarchi negli anni in cui cercavo materiale per provare a scrivere qualcosa. Riuscii a scrivere il romanzo Gli appunti per un naufragio, ma evidentemente la distanza tra me e i fatti che mi hanno trapassato non si era esaurita con la scrittura del romanzo. Così ho avuto bisogno di utilizzare l'altra parola che pratico, quella che si fa carne, che è la lingua del teatro, proprio per un motivo egoistico, cercare di estroiettare da me tutto quello che avevo visto, provando a ragionare su cosa sta accadendo da un punto di vista proprio elementare, le sensazioni che si provano quando vedi sbarcare una massa di persone che non hanno più niente e tu stesso non sai cosa fare di fronte a essi. Io provo a rimettermi nello stato emotivo di chi sta nominando i fatti e le cose per la prima volta, trovando anche le parole per battezzare quelle emozioni che continuano a sfuggire. Il teatro permette di utilizzare il mancamento della parola, il vacillare proprio di fronte al vuoto, e quindi esporre il corpo alla fragilità del silenzio. Silenzio dentro il quale io vengo costruito come essere umano. Io vengo da Palermo, che è la città in cui a meglio parole chi da con si dice, la miglior parola è quella non detta. E quindi diventa espressione del narrativo e del sentimento il mantenimento del silenzio stesso. Il mio lavoro quindi è spudoratamente performativo. La concentrazione e l'allenamento che precede le prove servono ad allenare la testa ma anche il sentimento per riuscire a reggere l'impatto dello spettacolo. E il fatto che ci sia io a raccontare quello che mi accade, che accade nella mia personale vita, compreso il mio naufragio, che è la malattia che colpisce mio zio e che permette il legame tra me e mio papà, ma non che fossimo slegati, ma in quel momento abbiamo avuto bisogno di trovare delle parole per riuscire a rinegoziare i nostri stessi sentimenti. Ecco, l'essere io dentro il racconto come filtro è anche un modo di essere spudorato e onesto con chi mi sta osservando. Durante il reperimento di queste informazioni, di queste notizie, di queste storie, io attraversavo questi sentimenti, queste sensazioni. E ho pensato che è bello che il nostro sistema sanitario dia la stessa cura a me, che ho lavorato in questa struttura per anni, e a questo ragazzo giunto dal mare, perché entrambi stiamo combattendo. Anni fa ho letto un libro molto interessante, che dentro il quale mi rispecchio completamente, scritto da questa femminista che si chiama Carla Lonzi, che nasce come critico d'arte, e il libro si chiama Autoritratto, e lei dice qualcosa di assolutamente illuminante: il critico non critica mai il quadro, ma fa il proprio autoritratto, scrive ciò che l'opera causa in lui, che è un po' quello che fanno le recensioni, gli stessi premi raccontano non chi viene premiato, ma la giuria che premia. In questo modo, quello che io cerco di raccontare è il mio autoritratto, con tutte le fragilità che avevo e che replica dopo replica provo a fare rivivere in scena. Il grande tema politico di questo nostro presente macilento è il corpo, e il corpo investe immediatamente ciò che non puoi controllare, che è il desiderio, con ciò che oggi sta mancando, vale a dire il tema dei diritti. E finché non ci saranno i diritti per tutti e finché ci sarà l'ingiustizia sociale, saranno sempre più necessarie queste piccole scintille che a poco riusciranno a creare la sacrosanta rivolta di cui abbiamo bisogno, e che permettono esattamente il raggiungimento di quella giustizia che è come una tensione continua a sfuggire, ma che dobbiamo sempre inseguire. Per me è un grande orgoglio quindi essere in un festival che si ritrova
fortemente nel tema dei diritti e sono molto contento che sono io primo che lo sta gravendo.